tra una riunione e l'altra, una videoconferenza e l'altra, lei sta chiaramente monitorando la situazione a 360 gradi, le rubiamo qualche minuto, ma è doveroso un aggiornamento. Ieri in conferenza stampa il presidente della regione Marco Marsilio ha parlato a proposito di tamponi, di possibilità di ampliare la capacità diagnostica attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, di nuovi macchinari. Lei ci può aggiornare su questo? Sì. Sottolineo che la Regione si è attivata da subito per individuare quali sono i modi e i mezzi per aumentare questa capacità di analisi del test Covid. Abbiamo in prima battuta affiancato l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che è il laboratorio di riferimento, e poi in modo particolare l'ospedale di Pescara con il centro di riferimento regionale. Però purtroppo c'è stato un aumento di numeri positivi e quindi una conseguenza necessaria mappatura dei contatti che ci ha portato a cercare, ma soprattutto a trovare nuove soluzioni. Queste nuove soluzioni non certo possono essere i test serologici di cui sento parlare specialmente oggi da più parte, perché si tratta di esami non validati dal Ministero e i cui risultati purtroppo non hanno alcun valore scientifico, anzi in alcuni casi potrebbero procurare ulteriori danni. L'unico test è quello molecolare, quello fatto sui tamponi, e la prossima settimana abbiamo appreso dal Ministero che saranno validati nuovi kit diagnostici. Nel frattempo la Regione si è attivata per acquistare sia nuovi macchinari, che aumenteranno senz'altro la capacità dei laboratori autorizzati, ma si tratta in ogni caso di apparecchiature che analizzeranno sempre i tamponi e utilizzeranno i procedimenti molecolari. Questo è molto interessante, tra l'altro ne abbiamo parlato ieri con il professor Stupia e poi oggi anche con il dottor Paolo Fazi, quindi si sta procedendo in questa direzione. Assessore, volevo anche chiederle, in questi giorni, ieri e anche oggi, vi siete mossi come giunta, come governo regionale, con due provvedimenti proprio nell'ottica di evitare assembramenti, di evitare andirivieni di utenti dai distretti sanitari di base oppure dai medici di famiglia e dai pediatri. Ce ne vuole parlare? Allora, noi avevamo già organizzato tutto il dipartimento affinché ci fosse la possibilità di prorogare il ticket e quindi nessuna necessità di recarsi nei distretti sanitari di base per il rinnovo delle esenzioni, che già c'era per quanto riguarda la compartecipazione della spesa sanitaria, perché le certificazioni scadute o in scadenza hanno validità prorogata di 30 giorni, di ulteriori giorni, ossia arriveremo al 30 giugno prossimo. La proroga è stata stabilita anche per quanto riguarda l'ordinanza che ha presentato il presidente Marsiglio e tutti sono stati informati e gli utenti che si stanno recando, quindi attraverso diciamo, l'informazione generale, abbiamo avvisato agli utenti di non andare, che non necessario andare, quindi evitare di uscire di casa, di affollare le sale d'attesa dei distretti, perché rappresenta un inutile rischio sia per la salute loro che per quella degli altri. Bene. E quindi ecco, poi il discorso quindi, che si ricollega a questo, sostanzialmente quello dell'obbligo del ricorso alla ricetta dematerializzata. Sì, allora abbiamo diciamo, ulteriormente abbiamo limitato l'accesso agli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La Regione ha esteso l'obbligo del ricorso alla ricetta dematerializzata anche per quei farmaci distribuiti con il regime DPC, quelli cioè che in passato venivano dispensati solo dalle farmacie ospedaliere e che quindi dallo scorso anno vengono consegnati anche nelle farmacie territoriali. Abbiamo firmato questo provvedimento
che diciamo, prevede l'utilizzo della ricetta dematerializzata anche per i farmaci inseriti in quelli che sono i prontuari definiti, a quelli così definiti APHT. L'ultimo punto, l'ultimo tema che volevo trattare riguarda i rientri in Abruzzo dopo l'8 marzo, perché tra l'altro la regione mi ha dato la notizia anche di un numero, almeno per quelli che si sono registrati sul sito della regione, 406 rientri dall'8 marzo. Sono 406 le persone che sono rientrate in Abruzzo dopo l'8 marzo e che si sono registrati proprio nella sezione del portale della nostra regione per segnalare il loro ritorno. Sono dalle diverse località principali, provengono dal nord, come già sappiamo, e va precisato che questa del portale regionale non era l'unica procedura per segnalare il proprio rientro in Abruzzo. Ai loro dati vanno aggiunti quelli che vengono comunicati dai singoli medici, dalle singole persone, ai medici di medicina generale, ai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Per tutti coloro che rientrano in Abruzzo da una qualsiasi parte, come abbiamo già detto, del nostro paese o anche dall'estero, è disposto l'isolamento domiciliare per i 14 giorni con una sorveglianza attiva che parte dalle ASL, che stanno monitorando quotidianamente quelle che sono le loro condizioni di salute. Però vorrei comunque ricordare, è importante che in tanti abbiano preso consapevolezza nella nostra regione della necessità di comunicare il proprio ingresso, perché questo ci permette di avere un quadro più preciso dell'evolversi della mappa dei contagi. Molto, questo è molto importante. E la macchina, diciamo, dei controlli, della sorveglianza, chiaramente è stata attivata, è pienamente operativa. Ecco, una sollecitazione che ci giunge in queste ore dai canali, dai nostri canali social, insomma, sostanzialmente, ecco, è quella di si vuole sapere se ci sarà un incrocio di dati, ma sicuramente ci sarà, ma lei ce lo dirà sicuramente. Un incrocio di dati tra quelli, diciamo, che abbiamo recuperato come regione e quelli invece che affluiranno quindi dai medici di medicina, dai medici, dalle ASL e dai medici di medicina generale. In questo c'è un continuo e costante lavoro da parte del Dipartimento in sinergia con il SIEPS delle varie ASL e quindi avremo questo incrocio per avere i dati ben precisi.